la si usa per mostrare un bel piatto. Un'unica parola per stupire. Su RTV 38 arriva... Ta-da! Buonasera, ben ritrovati a tutti quanti. È una puntata ricchissima quella che ci aspetta in questo giovedì. Siamo quasi a metà dicembre, fra due settimane è Natale, tempo di bilanci, ma tempo anche di riflessioni, riflessioni molto importanti. È da qui che noi iniziamo e lo facciamo con il dottor Giacomo Cioni, che è presidente del CNA di Firenze. Buonasera, benvenuto qua negli studi di Tada, perché c'è molto di cui parlare relativamente alle imprese, al Covid, alla zona rossa e agli aiuti, che sono tutti e tre, tutti e quattro, anzi, elementi strettamente connessi tra loro. Allora, molte imprese in questo, diciamo, clima così particolare sono state escluse dal decreto ristori per colpa, tra virgolette, come se fosse una colpa, del codice Ateco. Ecco, dobbiamo però sottolineare quella che sarebbe, no? La cosa importante, cioè quella di commisurare i contributi in relazione a quello che è l'effettivo fatturato delle imprese, che come si sa il settore proprio delle imprese per intero è stato uno dei più colpiti. Sì, gli artigiani, come moltissime imprese di vario genere, sono stati fortemente colpiti dalle problematiche derivanti dal Covid-19 e in un primo momento il governo, lo Stato, ha cercato di dare i primi aiuti seguendo appunto i codici Ateco che erano chiusi, gli erano impedito di lavorare e di entrare nelle proprie aziende. E in un primo momento poteva essere una metodologia adeguata da mettere in campo. Subito CNA ha sottolineato già dal mese di maggio che era un metodo però un po' bugiardo, perché spesso i codici Ateco non rappresentano la realtà di un'impresa, per cui alcuni che erano chiusi in realtà svolgevano attività che invece avevano di necessità e quindi potevano stare aperti. Ma la ratio che ha portato a questo è proprio di trovare un metodo per aiutarli e dargli un aiuto economico. Ebbene, allora, quale mezzo migliore? Andare a valutare la performance di ogni impresa, di ogni artigiano, e da lì capire il grado di perdita di fatturato e da lì innescare il ristoro. Per cui non si sbaglia lasciando fuori qualcuno per un codice Ateco sbagliato, ma si va invece ad aiutare tutti coloro che hanno effettivamente avuto una diminuzione di fatturato. E questo lo si può fare mensilmente grazie alla fatturazione elettronica. E anche per i più piccoli forfettari, chi ha delle dimensioni minori, siamo alla fine dell'anno, si tira una linea, si guarda quello che è stato la performance di ogni impresa, di ogni piccolo artigiano, si fa riferimento all'anno 2019 e si capisce qual è il danno che ha subito. E da lì il ristoro. Semplicissimo. È veramente, sembra un'equazione da come è semplice, cioè, la capisco pure io che sono neofita, diciamo così, in materia di bilanci e fatturati. Però questo sembra un messaggio un po' difficile, molto più difficile di quello che potrebbe sembrare da far passare. Secondo lei, Presidente, perché? Perché non abbiamo vissuto sulla propria pelle. Perché io vorrei mettere il decisionista in uno di quegli imprenditori rimasto escluso. Perché magari risultava il suo codice Ateco gli permetteva di lavorare. Sì, è vero, poteva stare aperto, ma per chi? A fare che cosa? A girarsi i pollici, abbiamo detto più volte noi a gran voce. Bisogna capire che il lavoro segue delle filiere ed a volte se il soggetto principale, guardiamo il caso della moda, della pelletteria, della moda in genere, via, è di fatto bloccato. È inutile che all'interno della filiera ci sia qualcuno che ha il codice Ateco per stare aperto. Sta aperto senza lavorare, sta aperto senza fatturare. E anche chi ha cercato di stare aperto non è perché aveva un tornaconto o un guadagno, ma cercava di limitare i danni e di tenere accesa la luce per dire io ci sono, al momento che si riparte io ci sono, per non perdere clientela, per non perdere visibilità all'interno di soggetti più grandi che se non ti vedono attivo e pronto si vanno da altri.
Insomma, in sostanza per giocarsela tutta, certo. Per così si può dire. Grazie Presidente, continueremo naturalmente a parlare anche di quello che voi avete fatto come CNA, perché di certo non siete rimasti lì fermi a guardare, anzi avete creato delle iniziative molto importanti. Beh, questo Covid ha sconvolto un po' tutte le abitudini, molte imprese, tantissime attività, tra queste, l'abbiamo detto un paio di settimane fa circa proprio qui a Tadà, l'attività venatoria. Qualcosa però è cambiato, adesso lo chiediamo direttamente a loro che sono venuti qua a rappresentare Federcaccia Firenze, sono Simone Tofani, presidente appunto di Federcaccia Firenze, e l'avvocato Pietro Terminiello. Buonasera avvocato, avvocato appunto di Federcaccia. Allora inizio da te Simone, visto che noi ci conosciamo sotto vari profili, certo. E sotto molti fronti, per capire un po', grazie al tuo aiuto, alla tua spiegazione, che cosa è cambiato con il passaggio della nostra regione toscana da zona rossa, quando ci eravamo visti, ti ricordi, certamente, a zona arancione. Certamente, allora, è cambiato tanto, non solo però per il passaggio in zona arancione, ma soprattutto per l'ordinanza 117 del governatore Giani, che è entrata in vigore proprio nello stesso momento in cui la regione toscana è passata da rossa a arancione. Perché dico questo? Perché in realtà il decreto, il DPCM del 4 dicembre, avrebbe consentito, senza questa ordinanza, di poter espletare l'attività venatoria solo nel comune di residenza anagrafica. Quello che noi invece avevamo sempre obiettato e avevamo detto, ma come? L'attività venatoria di per sé è un'attività che si fa all'aperto, si fa naturalmente a distanza, anche l'attività venatoria che prevede socialità ha dei protocolli perché la distanza ci sia. Perché tenere imbrigliati i singoli cacciatori nel loro comune di residenza anagrafica? E poi pensiamo anche che ad esempio i cacciatori di Firenze, cioè chi risiede anagraficamente a Firenze, non avrebbe potuto esplicitare la propria attività, perché ricordiamo il comune di Firenze è vietato all'attività venatoria. E noi da tempo, già dai primi giorni della zona arancione di prima, ci ricordiamo tutti Toscana gialla, poi arancione, poi rossa, già in quel momento dicevamo, ma prendiamo l'ATC di residenza venatoria. Ogni cacciatore, in base alla legge 157 del 92, ha un proprio perimetro che è l'ATC di residenza venatoria. Ecco, teniamo quello come limite geografico. Poi abbiamo fatto anche altre osservazioni. Allora, grazie davvero all'impegno della Federcaccia toscana, la Federcaccia poi di Firenze e di tutte le altre province, ma anche, lo voglio dire, della Confederazione dei Cacciatori Toscani, questa realtà che è una realtà importante all'interno della nostra regione. Grazie al loro impegno per cercare di spiegare la nostra posizione e poi grazie davvero alla sensibilità dell'assessore Saccardi e del governatore Giani, sabato c'è stata questa ordinanza che spiega perfettamente, certo, come possa essere effettuata l'attività venatoria in regione toscana, pur essendo arancione, prima regione, lo voglio dire, a livello italiano che ha normato in questo senso l'attività venatoria. Dopo la regione toscana c'è stata la Lombardia, oggi la Calabria, che hanno seguito proprio lo stesso iter, ovvero sia l'ATC di residenza venatoria. Non solo, ad esempio, ma sarò brevissimo e poi entra magari l'avvocato, uno dei nostri avvocati, nell'ordinanza più nello specifico, ma anche i titolari di appostamento fisso potranno andare fuori dal proprio comune di residenza, gli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale potranno andare fuori dal proprio comune di residenza anagrafica. Ecco, ma l'importante è stato per noi davvero il riconoscimento dell'ATC di residenza venatoria e anche il riconoscimento dell'impegno della nostra associazione e della Confederazione dei Cacciatori Toscani. Quindi da quando ci siamo visti tanto è cambiato. Tantissimo, moltissimo, ne parleremo anche nello specifico della normativa con l'avvocato più tardi. Adesso seguitemi perché è venuto il momento di aprire una amatissima rubrica, quella legata al parere dell'avvocato, con il nostro avvocato Cristina Menzi.
E allora, se è vero che marito e moglie si può esserlo per sempre, come no, genitori lo si è per tutta la vita. Cioè quando dal matrimonio o anche fuori dal matrimonio nascano dei figli. Certo. Solamente che ciò non esula, in caso di separazione o di divorzio, da alcune problematiche che riguardano insomma le decisioni più importanti per la vita del figlio stesso minore. E si comincia subito con il mantenimento, nell'affido condiviso. Poi ci sono la gestione quindi di tutte quelle spese anche straordinarie, quindi che esulano dal mantenimento ordinario, e poi ci sono anche le cosiddette scelte educative. Sembra uno scherzo, ma in realtà anche sulle scelte educative c'è molto da dire. Iniziamo però, caro avvocato Menzi, proprio dal mantenimento nell'affido condiviso. Ebbene, come si gestisce? Sì, buonasera innanzitutto. Allora, cominciamo col dire che l'affido condiviso, questo è qualcosa che insomma mi piace ricordarlo perché spesso insomma, c'è un po' di confusione. Non ha a che fare con i tempi di percorrenza del figlio con l'uno o con l'altro genitore, quanto alla manifestazione della capacità genitoriale, e quindi l'affido condiviso vuol dire che entrambi i genitori devono essere assolutamente coinvolti nella crescita del figlio. La legge ci dice anche che è preferibile che i tempi siano quanto più paritetici nella divisione appunto della permanenza del figlio con l'uno o con l'altro. Gioco forza però che vi sia nella stragrande maggioranza dei casi un genitore cosiddetto collocatario, presso il quale ad esempio il figlio avrà la residenza, e un genitore per il quale invece sarà necessario prevedere il diritto di visita. Maggiore sarà la differenza della tempistica di permanenza presso l'uno o presso l'altro, e maggiore sarà l'assegno che dovrà essere previsto a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio. Quindi il mantenimento si va a inserire proprio a titolo di partecipazione a tutte quelle spese per la vita del figlio. Nel caso in cui appunto si debba prevedere questo assegno, proprio perché appunto ci sia una sperequazione fra la permanenza presso l'uno o presso l'altro, e quindi non sia possibile quello che viene definito il mantenimento diretto in una divisione proprio paritetica della tempistica che il figlio passerà con l'uno o con l'altro genitore, il giudice dovrà valutare tutta una serie di cose, non solo le abitudini e le esigenze del figlio, ma anche le capacità reddituali del genitore. E con questo non mi riferisco solo alle dichiarazioni dei redditi, perché ad esempio uno stile di vita evidentemente non congruo rispetto alle dichiarazioni prodotte potrebbe anzi generare una vera e propria indagine anche tributaria nei confronti del genitore che dimostri uno stile di vita assolutamente non congruo con le dichiarazioni dei redditi prodotte in un giudizio. Ecco, quindi questo è molto importante da tenere bene a mente. Ecco, che tipo di spese ordinarie, quali sono le voci che rientrano all'interno del mantenimento, no? Per quanto riguarda proprio le spese ordinarie? Sì, sono proprio quelle di vita, perché appunto, come dicevo prima, la scelta preferibile sarebbe quella di pensare al mantenimento diretto. Questo ce lo dice la legge, ma è anche qualcosa che in qualche modo stiamo vedendo anche nelle aule, ed è possibile anche negli accordi per quella che ormai insomma se ne sente spesso parlare, la negoziazione assistita, ne abbiamo parlato anche noi. È capitato in più occasioni che appunto si potesse prevedere le spese proprio quelle che sono diciamo proprio ordinarie, nel senso quotidiane, il vitto, l'alloggio, le spese mediche, quelle da banco, le visite mediche di routine, il materiale di cancelleria della scuola, le minuterie, quelle diciamo proprio quotidiane. Ecco, queste sono diciamo le bollette, ovviamente, vitto, alloggio, certo, intendo proprio il tutto. Queste sono le spese classiche che rientrano nel mantenimento diretto. Molto bene, avvocato. Continueremo a parlare di questa importante finestra che abbiamo aperto quest'oggi, ma adesso invece la linea va a Davide Rogai per la nostra rubrica dedicata al mondo delle app.
Ciao Francesca, grazie della linea e benvenuti allo studio virtuale del Murata Idea Park, il luogo di Firenze dove le buone idee vengono accompagnate verso il successo. Oggi siamo in compagnia dell'amico imprenditore Giovanni Liguori. Ciao Giovanni. Ciao, ciao Davide, buongiorno a tutti. Giovanni è l'ideatore di SaniTrace. Ci racconti in due parole che cosa fa SaniTrace? Allora, SaniTrace è un'app, una cloud app, che permette di tracciare tutte le operazioni di pulizia e sanificazione all'interno degli ambienti in cui viene applicata, in modo veloce, semplice e innovativo, quindi sfruttando le tecnologie, diciamo, attuali, software e hardware. Quindi un'applicazione per tracciare le sanificazioni, e a chi consigli di utilizzarla? Perché l'avete pensato questa applicazione? L'abbiamo pensato per tutto quello che è l'ambito quindi hospitality, quindi alberghi e strutture ricettive in genere, quindi B&B e quant'altro, anche più semplici, in cui questo tracciamento possa essere messo in evidenza per quanto riguarda la clientela che va a prenotare un ambiente o una vacanza nelle varie strutture. E quindi come fa il cliente a capire che l'ambiente è stato sanificato? Allora, il cliente potrà, sia in fase di registrazione, gli sarà mandato probabilmente un'email, dipende appunto dalla richiesta che ci faranno, sarà mandato un'email con un QR code, quindi uno di quei codici, simili codici a parte, ma complessi, certo. Esatto, in cui potrà, leggendo questo codice, potrà vedere tutta la storia e tutte le operazioni che sono state effettuate su quell'ambiente, sia di pulizia e sanificazione, applicando uno specifico protocollo che è quello utilizzato dalla struttura stessa. Quindi un registro digitale delle sanificazioni accessibile dal cellulare. Esatto. Questa idea come vi è venuta? Come ti è venuta? Allora, questa idea è venuta durante il primo lockdown, che era circa il periodo di aprile-maggio, e confrontandoci un po' con un'azienda nostra amica, dico così perché il proprietario è il nostro amico, che stava facendo tutta una serie di operazioni di sanificazione che allora erano richieste per chi aveva la struttura aperta, il lavoro in corso e quant'altro. Parlando così abbiamo pensato a come poter mettere in evidenza chi stava facendo tutte le operazioni di sanificazione e quindi evidenziare le persone, diciamo, virtuose, così chiamiamole così, che quindi facevano queste operazioni in maniera più corretta, più attenta, proprio nell'idea di quindi evidenziare le camere migliori, chiamiamo così, o gli ambienti migliori. Sì, sì, essere un servizio d'eccellenza all'interno di una struttura che vuole ospitare correttamente, esatto, i propri utenti. Interessante. Ovviamente ti chiedo, quali sono, in che momento è SaniTrace e quali sono i prossimi passi, le tue prospettive di sviluppo per il futuro? Ok, SaniTrace, il servizio, diciamo, SaniTrace è completamente ultimato, è già applicato in diverse, diciamo, strutture. Ci sono anche lo sviluppo successivo, sono altri servizi all'interno sempre della stessa app che possono essere rivolti sia al turista, quindi alla persona che va ospitata all'interno di quell'ambiente, quindi di quella camera, che per quanto riguarda internamente alla struttura. Quindi il turista potrà, oltre al servizio di SaniTrace, di tracciamento, avrà la possibilità di avere un menu digitale, quindi per ordinare, una vetrina virtuale con dei negozi convenzionati, quindi rimanere sempre ad acquistare nelle vicinanze di dove siamo ospitati e quindi mettere in evidenza, appunto, chiamiamo così, delle eccellenze. Poi sarà possibile anche verificare tutti i parametri della qualità dell'aria dell'ambiente, introducendo dei sensori appositi, ovviamente. Faranno fatti anche un servizio turistico con delle idee e dei suggerimenti per i turisti in zona, e poi invece internamente ci sarà una gestione tutta quella che è per l'albergatore, quindi la documentazione sulla sicurezza o la documentazione che gli interessa avere sempre a disposizione, e il tracciamento anche di tutto quello che sono le manutenzioni dell'impianto e quindi dell'ambiente stesso. Bene, allora quindi avete condensato in un cellulare, in una lettura di un QR code, tutto un ecosistema di servizi utili all'albergatore. Ci stiamo provando. Io faccio complimenti a Giovanni e al suo team, e in bocca al lupo a SaniTrace, e ovviamente rendo la linea allo studio. Un saluto a voi studio. Grazie mille,
Ciao. Allora, Davide Rogai con il suo ospite che ringraziamo ha parlato di sicurezza e quindi dal punto di vista della sanificazione, però esiste un'altra sicurezza che sicuramente deve essere garantita all'interno delle aziende o comunque sia degli ambienti di lavoro ed è la sicurezza dei dati, la sicurezza delle persone che ci lavorano, la sicurezza in genere anche industriale quando si parla di industrie. Oggi parliamo di questo particolare profiling appunto di sicurezza con il nostro Alessandro Rossi che già conoscete perché è un grande amico di Tadà, così come Ombra Investigazioni. Allora Alessandro, ciao, ben ritrovato, ci ritroviamo diverso tempo dopo, quando ancora nessuno parlava del Covid, ma quando già anche allora esisteva la problematica dell'infedeltà non nel rapporto così interpersonale tra uomo e donna o nel matrimonio, ma l'infedeltà proprio nei rapporti lavorativi. E che vuol dire? Perché si parte appunto dall'infedeltà dei dipendenti nei confronti dell'azienda, salendo un pochino su nell'organigramma anche l'infedeltà dei soci, fino ad arrivare a veri e propri reati che sono ascrivibili nell'esercizio appunto della propria attività lavorativa. Allora, iniziamo inquadrando quello che è un problema di fatto che è sempre esistito e che esiste ancora all'oggi. Sì, Francesca, buonasera, ben trovata. E le problematiche aziendali sono infinite e molto capillari a volte. Il problema è l'infedeltà dei dipendenti, l'infedeltà dei soci, abuso di malattie, abuso di utilizzo di leggi speciali come la 104 per l'assistenza a disabili e quanto altro. E anche quella di assenteismo e che viene compensato da chi si presta a far risultare presente una persona che non c'è realmente. Quindi diciamo che l'impresa, la ditta o l'imprenditore, piccolo, medio o grande che possa essere, è colpito ulteriormente da questi atti che io definisco predatori, perché un dipendente che abusa di una malattia, di una legge 104 e quanto altro, crea dei danni aziendali, perché oltre a incombere in reati penali, perché si tratta di usufruire di una malattia che poi di fatto vai a giocare a tennis o a calcetto, non in questo periodo, ma magari ti assenti per altre cose. E quindi di fatto tu, nelle fasce orarie di rispetto, quelle che tutte conosciamo per la famosa visita fiscale, sei presente, ma poi dopo vai a fare tutto quello che vuoi fare, libero da qualsiasi obbligo di permanenza. Diciamo che la visita fiscale limita quello che è il controllo, no? Perché è in fasce orarie, quindi logicamente una regola fuori da quello potrebbe fare quello che vuole. Certo, perché c'è nella mentalità un po' di uso comune, io sto a casa dalle 10 alle 12, dalle 17 alle 19, in quelle altre fasce orarie vado in palestra, vado a correre, vado a fare spesa, vado tutto. Ma se uno ha una patologia, ce l'ha 24 ore su 24 per tutto il periodo che è stato diagnosticato. È vero anche che con questa privacy non è dato a conoscere la tipologia di malattia, ma con un'investigazione mirata che i datori di lavoro o gli imprenditori ci affidano, andiamo a vedere se effettivamente la persona ha qualche sofferenza o meno. E quindi qui scatta poi anche la truffa ai danni dello Stato, perché subentra l'INPS per il discorso dei pagamenti in compensazione e tutto il resto. E quindi i datori di lavoro e le imprese a volte sono flagellati da un'emorragia di, io non voglio fare campanilismo, ma di soliti conosciuti che abusano sistematicamente di certe situazioni, danneggiando dopo quello che è la collettività, ma anche gli altri dipendenti che lavorano, perché certamente, diciamo, quando a subire un danno è un'azienda, non lo subisce solo l'imprenditore o l'azienda stessa, ma lo subiscono anche tutti quelli che lavorano per questa azienda, perché è l'azienda che appunto dà loro lavoro. Grazie, ci ritroveremo più tardi. Adesso parliamo di una bellissima sinergia, di una liaison, chiamiamola così, lavorativa molto importante, che vuole da un lato la grande distribuzione che noi tutti amiamo e che conosciamo molto bene, rappresentata da Unicoop, dall'altro la maestria, l'arguzia, l'ingegno, l'amore per la qualità dei produttori e imprenditori locali, come proprio Corrado Menchetti. Buonasera Corrado, ben ritrovato di nuovo qui. Buonasera. Oggi parliamo di una linea bio vostra che si può trovare con il suo simbolo che è il pane, la Verna, appunto,
proprio nei punti vendita Coop, segno che la grande distribuzione ascolta il produttore e l'imprenditore locale e anzi insieme collaborano per offrire naturalmente a tutti i consumatori la massima qualità e in questo caso la massima qualità bio. Vero, vero è quello che hai detto e questo è stata un, e lo è una svolta importante per la nostra azienda, per comunque sia l'impulso che aveva già il Pane Verna non era poco, ma la liaison, diciamo, la possibilità di portare avanti questo progetto esclusivamente con Coop nei loro punti vendita ci ha permesso di non solo di aumentare la produzione ma di fare sì che questo prodotto possa arrivare nelle tavole in tutta la Toscana. Per noi è un'esperienza che ci insegna tantissimo e vorremmo chiaramente continuare ad averla anche su altri prodotti, però chiaramente non è semplice, vedremo strada facendo. Il Pane Verna che cos'è? Non è nient'altro che una vecchia varietà di grano, una monorigine, una vecchia varietà che attualmente è stata anche certificata dal Consorzio di Tutela insieme al Consorzio Agrario di Siena, è una filiera completamente controllata. Controllata dalla semina alla produzione in campo, alla macinatura e alla produzione del pane. E questa è una cosa molto importante perché è l'unica vecchia varietà certificata di grano tenero fino ad oggi. Le qualità di questo grano in assoluto principalmente sono il suo contenuto proteico che non supera il 12% diciamo delle proteine totali che ci sono all'interno del prodotto. Questa cosa qui che cosa permette? Che possa essere consumato ed essere sicuramente un prodotto funzionale non per i celiaci, perché il celiaco assolutamente non può fare uso di frumento, ma per gli intolleranti al glutine. Intolleranti sono tutte quelle persone che manifestano dopo che hanno mangiato, diciamo, del frumento tenero, delle intolleranze tipo i gonfiori, tipo degli arrossamenti oppure dei piccoli mal di pancia che poi si portano per il resto della giornata. La sua qualità di questo grado proteico molto basso e di conseguenza un glutine meno forte e un glutine sicuramente più riconoscibile per il nostro corpo, un glutine che le nostre maglie glutiniche riescono a digerire molto meglio e ad essere più funzionale anche perché essendo macinata a pietra questo tipo di prodotto ha due caratteristiche essenziali, questo qui diciamo gli studi dell'università ce lo confermano, di essere un antiossidante perché ha dei flavonoidi, carotenoidi contenuti all'interno e una fibra che è molto importante per il prodotto, sia la fibra solubile che la fibra insolubile. Per quanto riguarda la fibra solubile aiuta a un mantenimento dei valori del colesterolo in maniera equilibrata e la fibra insolubile aiuta a tenere più sotto controllo diciamo le problematiche cardiovascolari che ci possono Quindi essere. È un pane che fa bene alla salute a 360 gradi proprio per le sue caratteristiche, per le caratteristiche con cui è prodotto e soprattutto per la totalità del consumatore a questo punto, tranne ovviamente che i celiaci, al quale è rivolto. Continueremo a parlare del Pane La Verna, oggetto tra l'altro della nostra ricetta, e anche di questa meravigliosa linea assolutamente bio di cui tu ci hai portato insomma dei prodotti eccezionali e insieme dopo li guarderemo tutti quanti. Postazione adibita al caffè ovviamente, dove accanto c'è la cucina dove è presente Antonino Capolongo. Antonino, ormai per me sei Antonino, lo sai. Antonino ormai. Caffè toscano per te stasera, zuppa di cipolle. Vai, carabaccia stasera. La carabaccia, la soupe d'oignon en France. Brava, brava. Allora, raccontaci un po' qualche... No, non ci raccontare niente, va. Ora si mangia... No, si fa così a sorpresa. No, basta, ho cambiato idea. Seguitemi perché adesso invece apriamo un'altra rubrica, quella dedicata a Chiedilo al Geometra. Alessandro Berti, collegato con noi. Ciao Alessandro, mi senti? Sì, ti sento, ciao, buonasera. Perfetto, oggi ci trasferiamo con la mente su un cantiere per andare un po' a indagare circa quelle che sono le facoltà e i compiti delle varie figure che possono giostrarsi all'interno di un cantiere. Per esempio, iniziamo subito da qui, facendo una prima differenziazione tra il responsabile di sicurezza del cantiere e il direttore dei lavori. Ti domando, possono essere la stessa persona? Sono la stessa persona? Hanno le stesse facoltà, compiti e responsabilità?
Allora, le figure all'interno del cantiere per quanto riguarda poi l'esecuzione dei lavori sono sostanzialmente delle figure a sé stanti. Possono ovviamente essere la stessa persona se questa persona ha le competenze per poter far parte di questi campi. Ad esempio la sicurezza, ci vuole un tecnico che abbia l'abilitazione alla realizzazione sia del piano della sicurezza che al suo coordinamento sull'esecuzione. Quindi se un tecnico non ha questo tipo di competenze, ovviamente non può essere responsabile per la sicurezza e ci vuole un altro tecnico che segua questo settore. Ovviamente per quanto riguarda le lezioni lavori l'importante è essere un tecnico abilitato per avere le competenze, e poi c'è un'altra figura sempre similare come direttore dei lavori, che è quello strutturale. Anche questo è sto discorso, perché ovviamente se il lavoro lo sta seguendo per esempio un ingegnere che ha ovviamente competenze strutturali, da parte della lezione lavori strutturale la potrà tranquillamente seguire da sé. Però è importante capire queste tre figure che cosa rappresentano, perché spesso si fa confusione, perché ognuno di queste tre figure ha dei limiti, delle competenze e degli obblighi. Ad esempio prendiamo il responsabile per la sicurezza, è la persona che deve controllare che il lavoro venga svolto secondo la sicurezza, secondo quelli che sono i suoi accorgimenti che sono stati inseriti nel piano della sicurezza, e che i lavoratori siano sempre, come detto, al sicuro. Per cui il suo controllo sarà solo ed esclusivamente dal punto di vista della sicurezza. Se il responsabile per la sicurezza fa solamente quell'ambito lì, non dovrà mettere bocca su quello che è tutta la parte di qualità del lavoro, perché spetta al direttore dei lavori. Per cui le sue competenze saranno esclusivamente inerenti alla sicurezza. Se c'è il caso degli operatori hanno il casco, certo. Se gli operatori hanno messo le protezioni necessarie per proteggere, che so, i pedoni, per proteggere interferenze che ci possono essere con la strada, con i vicini. Queste sono tutte cose che hanno a che fare direttamente con lui. Diversamente, il direttore dei lavori deve andare a vedere quella che è la qualità dei lavori e se il lavoro viene svolto correttamente con i giusti mezzi, mentre viceversa lui non dovrà pensare a quello che è la parte della sicurezza. Ovviamente se una di queste figure nota che nell'ambito dell'altra c'è una carenza, lo segnalerà al collega, quindi non in prima persona si prenderà la briga di andare a correggere, anche perché se io, ad esempio, in un cantiere io sono il responsabile per la sicurezza e con un collega che fa la parte di direzione lavori vedo un problema nella direzione lavori che per me non è corretto, intervengo direttamente io e do delle disposizioni agli operai, molto probabilmente io sto facendo un danno al collega, perché magari certo. L'operazione che viene svolta o per il collega è corretta o altrimenti il collega ha dato già disposizioni di svolgere in quel modo per dei problemi che ci possono essere. Quindi è bene su questo essere molto settoriali e non sfociare mai in quello che è la competenza dell'altro, come ad molto esempio dal vista certo. strutturale ci sono anche delle competenze. Senti specifiche. Alessandro, siamo un po' stretti con i tempi, dunque continuiamo a fare delle specifiche più tardi, così anche delineiamo un po' quello che potrebbe essere il possibile quadro di responsabilità proprio all'interno del cantiere. Grazie per il momento, torniamo a parlare delle imprese con CNA, con il presidente, perché voi non siete certo stati con le mani in mano e anzi avete avuto l'arguzia e l'iniziativa di creare appunto delle cose ad hoc, chiamiamole così. Uno è il local Christmas, che serve per facilitare insomma il commercio e l'acquisto dei negozianti, insomma degli artigiani locali, però su piattaforma online, e l'altra invece è un'asta benefica Di Mano in Mano. Partiamo proprio da Di Mano in Mano e spieghiamo le caratteristiche. Sì, Di Mano in Mano è stato un progetto veramente piacevole nella realizzazione, nella creazione, nella ideazione. Parte dalla volontà di mettere in luce quello che è uno dei mestieri, uno dei comparti più veri, più importanti del mondo dell'artigianato, cioè l'artigianato artistico. L'artigianato artistico comprende ceramisti, laboratori di restauro, orafi, pittori, arredatori, scenografi. A volte all'interno dell'artigianato artistico ci stanno delle figure che noi neanche, insomma, pensiamo.
Ed è quella trasmissione di sapere, quella cultura che si tramanda di generazione in generazione, che più volte CNA ha chiesto di tutelare. Non solo di supportare, ma proprio di tutelare, perché la trasmissione del sapere, quando un artigiano chiude, si interrompe davvero. E quindi anche il passaggio generazionale, cercare di tramandare queste lavorazioni che ci arrivano dalla famosa bottega del Verrocchio in poi, veramente alcune fasi dei ceramisti, alcune fasi dei restauratori del legno, degli ebanisti, sono ancora quelle, con tecniche affinate, ma il sapore è veramente quello. È il momento che non si capisce se è più artigiano o artista. Ebbene, con questa realtà di CNA Firenze, l'artigianato artistico, abbiamo creato questa giornata di sabato 5 dicembre, dove abbiamo tutti insieme alzato la mano verso le istituzioni per dire ci siamo anche noi. C'è anche questo comparto che è rimasto in gran parte fuori per via dei codici Ateco e non solo, da quegli aiuti, da quei ristori, e ricordiamocelo, noi chiediamo aiuto per le imprese e non è che veniamo da 10 anni di momenti floridi e di un PIL in crescita, ma ricordiamoci, dal 2008 in poi non c'è stato un anno in cui non abbiamo registrato performance negative delle nostre imprese, specialmente il target delle piccole e micro imprese, quelle che stanno a cuore a CNA e a CNA Firenze in modo particolare. Ebbene, l'amministrazione comunale di Firenze ci ha messo a disposizione la piazza più prestigiosa dopo Piazza San Giovanni, Piazza della Signoria, dove abbiamo creato una sorta di, lo dico un termine moderno, un flash mob, dove gli artigiani si sono presentati, hanno alzato la mano e abbiamo consegnato un documento per chiedere appunto attenzione, tutela e protezione di questo importante comparto. E l'abbiamo fatto come è nel nostro DNA, anche portando un momento di solidarietà. Un momento di solidarietà abbiamo individuato tramite la fondazione dell'ospedale Santa Maria Nuova, dove c'è appunto un reparto Covid. Ricordiamoci, l'ospedale Santa Maria Nuova è il più antico nella città, è uno dei più antichi d'Italia. E abbiamo pensato di chiedere a questi artigiani di mettere a disposizione un loro manufatto che è andato a finire in un'asta. In un'asta che potete trovare sulla nostra pagina Facebook, lo trovate tramite appunto il nome dell'iniziativa Di Mano in Mano, e il ricavato di quest'asta sarà devoluto all'ospedale Santa Maria Nuova. L'asta è tuttora in corso ed fino è a in venerdì. Corso fino a domani venerdì fino alle 24, quindi c'è tempo, per favore sostenete i nostri artigiani, sostenete più che altro questa iniziativa benefica a vantaggio e a favore dell'ospedale Santa Maria Nuova. Perché qui si alimenta proprio una ricchezza culturale, tipica sì. della nostra città e comunque del nostro territorio, quindi sì. per questo è importante. Ricordatevi che noi siamo famosi per il Made in Italy e non è un caso. E lo dobbiamo a questi artigiani. Esattamente. E allora, poi dopo parliamo anche di Local Christmas un pochino con un po' più di precisione, per dare naturalmente notizia. Torniamo a parlare della caccia al tempo del Covid con l'avvocato Terminello. L'ordinanza 117 del presidente della regione Eugenio Giani, entriamo nel dettaglio. Sì, allora questa ordinanza ci piace, e ci piace non lo dico da cacciatore, lo dico sotto il profilo tecnico giuridico, perché è un'ordinanza intelligente, un'ordinanza che ha degli elementi innovativi di sicuro interesse. E è talmente innovativa che, come giustamente ha detto il dottor Tofani, è stata di lì a poco seguita da altre importanti regioni, la Lombardia prima, la Calabria e probabilmente molte altre, perché si fonda su alcuni principi di ragionevolezza assolutamente condivisibili. Cioè parte da un presupposto, poggia su questo presupposto l'ordinanza, cioè l'attuazione degli interventi di controllo della fauna selvatica rispondono ad una situazione oggettiva, che è una situazione oggettiva di necessità, una necessità collegata a sua volta all'interesse pubblico di contenere i danni alle produzioni agricole. Questo è lo stato di necessità individuato dall'ordinanza, e quindi se si versa in uno stato di necessità, ben si può andare in deroga, e questo è il quid legittimante dell'ordinanza, ben si può andare in deroga ad alcune regole che sono previste dalle misure anti-Covid quando la regione è arancione. Quando la regione è arancione, il parametro di riferimento abitualmente qual è? Quello della residenza, quello della dimora abituale, del domicilio, dell'abitazione. Utilizzate il termine che più vi piace. Bene, quando si versa sul fronte venatorio in uno stato di necessità, si può andare in deroga a questa regola. Quindi il parametro non è più
l'abitazione, la residenza, il domicilio da un punto di vista anagrafico, ma diventa l'ATC di residenza. Quindi si può fare riferimento non tanto alla residenza anagrafica quanto all'ATC di residenza, con tutta poi una serie di corollari. Così, per esempio, chi risulta avere il distretto di iscrizione per il prelievo degli ungulati al di fuori della propria residenza anagrafica potrà benissimo raggiungere quel distretto, oppure chi ha, per esempio, come precisava il dottor Tofani, il capanno per la caccia ai colombi al di fuori della propria residenza lo potrà raggiungere. Al capanno state attenti però, perché qualcuno purtroppo è stato colto in fallo. Legittimato è soltanto il titolare del capanno. Se esistono dei capanni complementari, che possono essere al massimo due, allora un frequentatore. Mi raccomando, questo è molto importante. La questione vale anche per le aziende agrituristiche, faunistiche e per le aree di addestramento cani. Se sono al di fuori del comune di residenza, in questo ordine di cose, ben si potrà raggiungere anche l'azienda faunistica o agrituristica o l'azienda di addestramento cani. Questo è l'aspetto, diciamo, veramente innovativo di questa ordinanza, che ci piace molto. Ecco, quindi diciamo che sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo pratico, per la prima volta, secondo quello che è stato detto dal presidente Tofani e da lei avvocato, le cose sembrano combaciare perfettamente, perché c'è proprio una chiarezza che forse ci dovrebbe essere, no, in tutte le ordinanze per poter attenersi a certi comportamenti. Siamo naturalmente in attesa che poi la Toscana passi a zona gialla, e allora lì chissà, ci dovrebbe essere una maggiore sfera di libertà, Presidente. Sì. Se la Toscana, come tutti ci auguriamo, e ci auguriamo prima di tutto come cittadini, quindi la salute l'abbiamo anche detto altre volte, prima di tutto vuol certamente dire allora che se davvero passassimo in zona gialla tutti i dati andranno meglio. Sì, in zona gialla non ci sono poi più limiti, perché, lo ricordiamo, l'attività venatoria non è sospesa, non è vietata, è un'attività che rimane, e quindi nella zona gialla ci possiamo muovere tranquillamente al di fuori dei nostri comuni di residenza anagrafica, domicilio o abitazione, salvo, almeno fino ad oggi, per il Santo Natale, il 26 e il non apriamo, perché qui potremmo aprire una riflessione, diciamo, a tutto campo, a 360 gradi, molto densa, come dire, e anche un po' forse concitata, a dovere. Bene, allora noi ci fermiamo qui, perché adesso andiamo in pubblicità, ma voi state con noi, perché, come avete capito, anche oggi gli argomenti sono tantissimi, tutti molto interessanti e strettamente connessi soprattutto alle vostre attività e anche ai tempi e a quelle che sono le nostre news di attualità. Ci vediamo tra poco. Tada, continua. Un'unica parola per stupire. Tada! Eccoci di nuovo insieme, come avete potuto vedere e constatare adesso di persona, siamo tornati prima di subito, perché sono davvero tantissimi i nostri argomenti. Noi ripartiamo dalla sicurezza nelle aziende, prima con Alessandro Rossi di, appunto, Ombra Investigazioni. Abbiamo parlato di tutte quelle problematiche che ci possono essere, di cosiddetta infedeltà, no, dei dipendenti all'azienda, di spionaggio, vero e proprio spionaggio anche industriale, quando si parla, appunto, delle grandi industrie, anche manifatturiere, alimentari, perché no, ma anche nel piccolo, no? Ci possono essere delle violazioni importanti delle regole di concorrenza. Ora si parla tanto, appunto, di queste violazioni anche ai piani alti, ma noi rimaniamo, ecco, diciamo, più sul pratico, su quello più vicino, e certamente sono sempre esistite. Come si fa, caro Alessandro, per poter prevenire l'insorgenza di queste problematiche? Allora, il famoso spionaggio industriale, che possa essere di piccolo, medio e grande entità all'interno di aziende, deve essere prevenuto. La sicurezza non è un mondo a sé se non è prevenuto da un'investigazione, quindi investigazione e sicurezza sono in concomitanza. E quindi il furto dei dati, il furto delle informazioni, il furto di qualsiasi cosa che possa avvantaggiare un concorrente che vuole prendere sopravvento o vuole carpire i segreti aziendali anche del piccolo artigiano, anche per come fare
un pane particolare o speciale come l'amico Menchetti, per sapere la miscelazione, che tipo di grani, come viene panificato e tutto il resto. Allora, vengono messe in atto determinate attività da topi, talpe interne o dall'esterno. Ora, per fare un esempio stupido, abbiamo provato noi a abbandonare 10 chiavette USB dati in un parcheggio pubblico, in varie posizioni. La sera, questo la mattina, la sera ne abbiamo recuperate solo 2 perché erano state schiacciate dalle automobili. Le altre 8 sono in giro. E quando uno raccoglie una chiavetta, non la va a guardare a casa. Su 8 chiavette magari 6 le guardano nel computer di casa. Le altre 2 vanno in azienda, nella sua postazione, e aprono. Anche se l'azienda è blindata per furti informatici o altro, ma non ha i dati criptati, questa chiavetta magari scarica un Trojan, un software all'interno che fa un raddoppio di dati e un trasferimento. Quindi, se non c'è un'analisi fatta come si deve, anche sulle trasmissioni wireless che vengono fatte all'interno delle aziende, grandi o medie, ma non c'è una criptazione di dati, tutto quello che è nell'etere può essere intercettato e può essere convogliato e utilizzato. E lì che cosa c'è? Tutti i dati, dall'home banking, con la banca, con tutto quello che è le banche dati poi personali. E allora ci vuole uno studio, una prevenzione, un'analisi e una messa in opera di tante attività che ci vorrebbe una serata per spiegare tutto quello che possiamo fare a livello di interdizione di furto dati. E poi non dovete certamente neanche spiegarlo, perché sono anche delle informazioni che, diciamo, richiedono delle operazioni, soprattutto una certa segretezza. Segretezza, anche perché non puoi scoprire le carte al nemico. È vero che chi crea il virus ha anche l'antivirus, ha creato, però è anche vero che se io non ho l'antidoto me lo devo andare a cercare, e certo, non posso essere un passo avanti, ma devo essere a pari passo di chi sta creando queste cose. Non posso scoprire il fianco. Continueremo a parlare soprattutto dell'aspetto cibernetico, no? Delle aziende, della prevenzione, della sicurezza. Torniamo a parlare di questa scelta di prodotti bio, di questo pane così speciale che incontra le esigenze di salute di praticamente tutti i consumatori, escluso, lo dobbiamo dire, i celiaci, perché ovviamente non possono venire a contatto con il frumento. Sono curiosa proprio di chiedere a Corrado Menchetti, com'è che vi siete incontrati con Coop, con Unicoop, e vi siete messi al tavolino e avete fatto proprio questa scelta, no, di condivisione, se così vogliamo parlare. Sì, era un progetto che avevamo fatto dei test tempi indietro sui prodotti e sul pane, dopodiché, dopo una serie di verifiche e analisi che hanno fatto loro come azienda per serietà nei miei confronti, hanno deciso di intraprendere questo percorso. Chiaramente è un percorso che, a mio avviso, darà dei risultati e sta già dando dei risultati importanti, e credo che non potremmo essere altro che felici nel portare avanti un progetto del genere, perché è un'opportunità importantissima. E poi, insomma, le capacità e le conoscenze che ha Coop per la valorizzazione del territorio, dei prodotti del territorio, insomma, è risaputo che nella nostra regione è leader indiscusso. Chiaramente, essendo un prodotto dove la toscanità è l'essenza di questo prodotto, sia per la coltivazione del grano che la molitura che la produzione di questo prodotto, fa sì che oggi diventa fiore all'occhiello non solo per la mia azienda, ma penso anche per la loro catena di distribuzione. Diciamo che c'è una forte attenzione alla territorialità e anche al concetto di filiera corta. Filiera perché corta, controllata. Filiera corta, certo. Che cosa garantisce, no? Soprattutto il controllo, esatto. Il controllo fino dalle semine e fino alla messa in vendita del prodotto, tenendo conto che questo è un prodotto macinato a pietra, a lievitazione naturale, cotto nel forno a legna. Sicché è una manualità dove le persone sono la cosa principale dietro, non solo nella conoscenza del saperlo fare, ma anche nella lavorazione del prodotto. Fa sì che lo faccia essere non solo un prodotto funzionale, come abbiamo parlato prima, ma anche un prodotto dal punto di vista organolettico, di profumi e di servevolezza interessante. Noi lo chiamiamo pane senza tempo perché è un pane di antiche origini, senza tempo perché sono lunghi i tempi di lievitazione, soprattutto in questi periodi qui si parla 8-9 ore che sta su un carrello in assi di legno sui teli di Utah, e senza tempo perché la durata, noi sta consumando lo chef un pane che ha già 48 ore e si può avviare qui, si guarda ancora che
che freschezza che ha e che comunque sia che profumi che emana, sì, che riusciamo a unire il buono e il funzionale che oggi diciamo è la tendenza di quello che è il mercato dei consumi, perché siamo aiutati dal fatto che il cliente è sempre più consapevole e questa cosa qui a noi ci ha aiutato tanto e Coop questa cosa qui la conosce già da tempo, sicché la consapevolezza che ha il cliente quando sceglie un prodotto, l'etichetta, l'ingredientistica, la provenienza, fa sì che tutto questo lo fa diventare un prodotto sicuramente da essere un vanto, insomma, lo capite da come ne parlo, insomma. Certo, vi siete incontrati e abbracciati, se così si può dire, virtualmente a metà strada, e questo è molto importante. Ci sono quattro parole chiave di cui ne parleremo più tardi, adesso seguitemi perché torniamo nel nostro salottino per il parere dell'avvocato. Allora, avvocato, parliamo adesso delle spese straordinarie, no? Perché ovviamente prima ci siamo concentrati sull'aspetto ordinario, ma esistono e possono esistere in un mondo come quello di oggi anche quelle straordinarie. Ecco, come devono essere gestite tra questi genitori che non stanno più insieme? Sì, sono, fra l'altro questo è un argomento che spesso è oggetto di forti discussioni anche dopo che si è avuta la separazione, dopo che ci sia stato l'accordo. C'è da dire che ultimamente molti tribunali si sono dotati di protocolli nei quali sono anche indicate espressamente quelle che devono essere ritenute spese straordinarie. Sono protocolli redatti da associazioni di categorie e da non solo da avvocati, da giudici, ma anche dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, dalla Procuratura della Repubblica presso il Tribunale. Il Tribunale di Firenze, ad esempio, ha un protocollo, ma anche il Tribunale di Prato. Quindi è buona norma, ad esempio, che un avvocato fornisca al proprio cliente questo protocollo anche nei casi in cui gestisca la negoziazione assistita, proprio per dare una sorta di vademecum. Le spese straordinarie sono, diciamo, possono essere intanto divise in due grandi categorie: quelle per le quali è necessario un preventivo consenso e quelle invece che, per la natura stessa dell'urgenza e indefettibilità dell'intervento, il genitore che si trovi a doverla affrontare potrà comunque sostenerla e poi chiedere la partecipazione dell'altro. Sono quindi in questo secondo caso tutte quelle spese, ad esempio spese mediche urgenti, interventi, spese per interventi chirurgici urgenti, oppure quelle spese che in qualche modo sono comunque già da considerarsi, pur essendo straordinarie, in qualche modo previste, come ad esempio le spese per il bollo, l'assicurazione di un veicolo che sia stato acquistato per il figlio di comune accordo da parte dei genitori. Certo. Oppure i libri scolastici all'inizio dell'anno. Ci sono poi invece tutte quelle spese che sono davvero straordinarie e imprevedibili, e per quelle sarà necessario invece il consenso preventivo. Ad esempio un viaggio studio, feste e celebrazioni particolari. Tanto per feste di compleanno, quando si potranno rifare. Quando ovviamente si potranno rifare, quando sono magari anche, insomma, davvero spese rilevanti. Certo. Ecco. In quel caso come si deve chiedere il consenso? Ovviamente si spera che ci siano, insomma, le basi per poterlo fare in maniera molto serena e per le vie brevi. Nel caso in cui questo non potesse avvenire, si può fare una richiesta scritta. In mancanza di riscontro dell'altro genitore, in un tempo congruo, si potrà applicare, diciamo, a tecnicamente un po' il silenzio assenso, cioè se il genitore non è d'accordo dovrà manifestare il suo dissenso, diversamente se no diventerebbe, insomma, ostativo alla manifestazione, insomma, del potere genitoriale, quindi in questo caso non andrebbe bene. Dopo parleremo delle scelte educative, che è un discorso effettivamente molto ma molto significativo ed importante. Adesso però è venuto il momento nuovamente di chiedilo al geometra.
Dovremmo essere collegati ancora una volta con il nostro Alessandro Berti. Vediamo se c'è, se è pronto. Prontissimo, lo vedo. Alessandro, mi senti? Sì, ti sento bene. Allora, parliamo adesso del direttore dei lavori, di cui abbiamo dato menzione all'interno del nostro primo intervento. Ecco, può o non può essere designato? Punto di domanda. Cioè, è nelle facoltà il fatto di poterlo designare o bisogna assolutamente che ci sia? Allora, delle tre figure, diciamo, l'unica che è possibile non designare è il direttore dei lavori architettonico, perché ovviamente il responsabile per la sicurezza deve avere determinati requisiti e quindi ci deve essere, il responsabile dei lavori strutturali è l'ingegnere e ci deve essere, ovviamente il direttore dei lavori architettonici, quindi colui che dovrebbe dirigere la maggior parte dei lavori oggetto, può non esserci. Ovviamente, se questa figura viene a mancare, tale figura deve essere svolta dal committente. Vuol dire che se una persona fa una pratica di ristrutturazione e chiede al tecnico di non fare direzione lavori per risparmiare, però dovrà essere il proprietario stesso a fare il direttore dei lavori. Una cosa del genere è difficile succeda in un privato, ma spesso capita nei condomini, perché nei condomini su lavori piccoli dove non vi è pratica edilizia ma c'è solamente da svolgere il lavoro, solitamente viene chiesto il lavoro di responsabile per la sicurezza e direzione dei lavori, e spesso il condominio dà incarico a un tecnico di fare responsabile per la sicurezza perché è obbligato ad avere un tecnico, mentre non dà l'ok per la direzione dei lavori. In questo caso deve essere l'amministratore a fare della direzione dei lavori e sarà lui il responsabile di quello che è lo svolgimento dei lavori. Ovviamente spesso capita che quando viene dato l'incarico come responsabile per la sicurezza viene detto: vabbè, geometra, visto che è lì, può anche dare un consiglio agli operai per quello che riguarda i lavori. Il problema è che non è un problema di voler dare un consiglio agli operai. Quando un tecnico ha il compito di responsabile della sicurezza, deve svolgere soltanto quel lavoro. Quindi, quando io sono in cantiere, mi devo occupare solo ed esclusivamente di quello che è la sicurezza. Perché se io sfocio, come dicevamo prima, negli altri compiti, quindi magari do un consiglio agli operai, e poi il consiglio che io do agli operai, perché magari gli operai lo svolgono male, perché è frainteso, perché magari lo posso aver sbagliato, e vi è un danno, poi sono responsabile del danno fatto. Certo. Invece è giusto che ognuno abbia le sue responsabilità. Quindi molto bene. Questo è molto importante perché crea quelli che sono i confini, no, delle varie competenze. Grazie Alessandro, continueremo a parlare delle varie figure che operano, esercitano all'interno di un cantiere come diciamo comparto direttivo, e adesso invece torniamo a parlare di CNA e del grande lavoro di sostegno alle imprese. Abbiamo parlato prima dell'asta benefica, lo ricordiamo, si concluderà domani, alla mezzanotte di domani, quindi un modo concreto, reale, non solo di acquistare i regali di Natale, ma di dare una mano al motore, a uno dei motori fondamentali del nostro paese, segnatamente gli artigiani, coloro che hanno fornito le basi della nostra cultura, del nostro commercio e anche della nostra fama di qualità nel mondo del Made in Italy. Allora, Presidente, di mano in mano, ma anche Local Christmas. E Local Christmas che cos'è? Sì, se di mano in mano è un'azione benefica a vantaggio appunto di un soggetto come l'ospedale Santa Maria Nuova, e gli artigiani hanno donato una loro opera, un loro manufatto, stavolta chiediamo a tutti, visto che ci stiamo avvicinando al Natale, di fare degli acquisti consapevoli e degli acquisti che, devo dire, devono dare una mano un po' al tessuto delle nostre imprese, al tessuto imprenditoriale del nostro territorio. È una spesa, direi, anche solidale verso quelle attività che addirittura sono chiuse. Local Christmas nasce dalla volontà di tenere attive quelle attività che oggi fanno veramente fatica ad aprire le porte perché a qualcuno gli è anche impedito. E con una software house che ci ha messo a disposizione gratuitamente, come gratuito, e tutta diciamo l'operazione viene fatta di acquisto sopra questo sito,
la Vedanet che ci ha messo a disposizione la sezione Jolly Coupon. Ecco, andando sul sito www.firenze.cna.it/local-christmas si trova proprio una sezione dedicata a questo, dove tutti i nostri imprenditori, le nostre botteghe hanno fatto delle inserzioni, quindi non ci rimanda a un altro sito internet, ma viene acquistato proprio su questa piattaforma o un bene oppure un servizio da poter essere usufruito a non appena sarà possibile. Perché, ripeto, ci sono su questa piattaforma attività in essere, attività che sono aperte, ma anche quelle attività che purtroppo aperte non possono essere. Tipo, per esempio, un ristorante che mette a disposizione una cena ad un prezzo scontato, come un abbonamento per una palestra, come un trattamento estetico o comunque sia tutto ciò che è possibile usufruire in un momento forse anche più di spensieratezza. Questo è un atteggiamento che spero molti, non solo dei nostri associati, ma insomma dei nostri concittadini, ma proprio dobbiamo stringerci un po' come comunità in questo momento e capire che alcuni soldi, io spero la maggior parte, restino sul territorio. Abbiamo parlato, abbiamo sentito prima di un prodotto toscano, no? Il pane. Pensiamo anche a tutti gli altri prodotti che vengono fabbricati, prodotti realizzati in Toscana, a Firenze. Ecco, diamo un aiuto a questi imprenditori e abbiamo suddiviso queste sezioni per i territori che compongono la ex provincia di Firenze. Partiamo dall'Empolese, Valdelsa, andiamo sul Mugello, nella Piana Fiorentina, Scandicci, la Strassigna, Chianti e il Valdarno Valdisieve. Così sono suddivisi anche appunto gli imprenditori che sono all'interno di questa piattaforma. E allora concludiamo, Presidente, con un messaggio importante: l'importanza delle associazioni in un clima di pandemia e non solo, che già si spiega da sola con le iniziative di cui noi oggi abbiamo parlato e che fanno capo a voi di CNA. Oltre alle iniziative c'è un lavoro immane fatto dall'associazione di categoria e ne abbiamo dato contezza a partire da marzo. Marzo, aprile, maggio sono stati mesi di duro lavoro e noi abbiamo tutelato gli interessi delle imprese, abbiamo tutelato gli imprenditori nel momento in cui si poteva tornare a lavorare ma seguendo alcune regole, a volte anche troppo stringenti, tant'è che la responsabilità che veniva in un primo momento lasciata in capo all'imprenditore in caso che un dipendente si ammalasse di Covid, come se il Covid si potesse prendere soltanto nel posto di lavoro. Ecco, questo siamo riusciti a scongiurarlo e siamo stati noi associazione di categoria e devo dire che la CNA ci ha messo una gran mano. E poi in tutte quelle che sono le attenzioni e le distanze del mondo del lavoro e le strumentazioni da mettere in atto per la sicurezza, pensando poi a quello che resta ancora l'incognita più grossa ed è qui che un'associazione datoriale deve veramente darsi uno sprone, quello di progettare il futuro, perché la ripartenza sarà forse più difficile dei momenti che stiamo vivendo. E allora, avanti tutta, come si dice. Noi grazie, grazie Presidente, grazie davvero. L'importanza delle associazioni, come Federcaccia anche, che non solo raccolgono coloro che esercitano un'attività veratoria, ma che soprattutto sono simbolo anche di promozione della cultura. Quest'anno, settima edizione del concorso letterario sull'attività appunto venatoria, giudici nominati proprio ora, è vero? Proprio, e tra i quali oggi spicca anche uno conosciuto proprio qui a Tadà, spoiler. È vero. Allora intanto mi ricollego, l'importanza delle associazioni e l'importanza dei corpi intermedi, quanto in questo periodo sono stati necessari, di quanto ne abbiamo avuto bisogno sia noi come cacciatori, sia noi, io sono un professionista, i nostri telespettatori mi conoscono, sia professionisti, sia gli imprenditori, sia datori di lavoro, ecco, davvero l'importanza del mondo associativo. Mai come in questo periodo tristissimo per tutti noi è stato chiaro che sono davvero importanti e mai potranno essere bypassati. Cioè, i corpi intermedi sono determinanti nella nostra società, così come lo è davvero anche la Federcaccia, che ha cercato, Federcaccia di Firenze, ma in realtà anche le altre associazioni venatori e la Confederazione dei Cacciatori Toscani, che ha cercato di rappresentare al meglio gli interessi dei propri iscritti. Federcalcio Firenze effettivamente fa anche altro, da diversi anni, da quando io sono presidente ho cercato di in qualche maniera
far uscire dai nostri circoli, dalle nostre stanze, quello che è l'attività venatoria. E in qualche maniera ci siamo riusciti con il concorso di narrativa a livello nazionale che abbiamo bandito ormai già da 7 anni. Questo è il 7º anno. Quest'anno, un anno particolare, non sono arrivati tantissimi elaborati. Circa una decina, è la metà di quelli che solitamente arrivavano. Ma sono arrivati, come sempre, da tutta Italia. Altre volte ho detto dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, per ricordare una... Dalle Alpi ai bronzi di Riace, bravo, si può dire. Dalle Alpi ai bronzi di Riace, ma anche oltre. Alla Valle dei Tempi di Vicenza. Bravo, perché arrivano anche dalle isole. Racconti davvero interessanti, e proprio oggi ho nominato, perché è una mia competenza, la giuria, e fra i 9 giurati c'è anche un editore, Antonio Pagliai, che noi conosciamo molto bene. E che io ho conosciuto proprio in questi studi, più gli altri sono giornalisti professionisti, e visto che non li ricordo tutti a mente, non ne rammento nemmeno uno. No, non si dice nulla, per non fare gaffe. Si dice che ci verrai qua a raccontare poi quello, certo, che succederà. Non solo, voglio aggiungere solo velocemente un'altra cosa, i premi. Quest'anno abbiamo deciso di far rimanere la nostra ricchezza sul territorio, quindi i premi rimarranno in Toscana. Noi abbiamo sempre dato premi, in realtà, che potevano essere spesi in tutta la nostra penisola. No, quest'anno abbiamo deciso come consiglio, l'avvocato Terminiello, tra l'altro fa parte dei nostri dirigenti e presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, abbiamo deciso che chi vincerà, il vincitore, dovrà usufruire del premio nella regione toscana, presso i ristoratori, presso le strutture ricettive della regione toscana. Facciamo in modo che il nostro territorio sia valorizzato al massimo. Bene, qui c'è una sorta di decentramento campanilistico, volto naturalmente a valorizzare la nostra attività, quella della nostra regione in primis, e poi anche segnatamente, senza nulla togliere al nostro ovviamente territorio nazionale, perché c'è un claim molto vero: uniti si vince, ed è proprio così. Grazie a Simone Francesca. Tofani, grazie anche all'avvocato Terminiello. Torniamo a parlare di sicurezza delle aziende, perché c'è la frode, c'è l'attacco alla vecchia maniera per quanto riguarda lo spionaggio industriale, che talvolta è stato sostituito, addirittura viaggia su doppio binario con il cyber, quindi con il cyberattacco, quindi con l'attacco di natura informatica. Pensate, con i mezzi che ci sono ora, con la possibilità, insomma, di rubare anche dei dati preziosissimi. E allora facciamo un ultimo quadro riepilogativo, Alessandro, della situazione: il cyber spionaggio. Cyber che spionaggio, cyber terrorismo e contromisure da adottare. Quindi, come dicevo prima, dobbiamo essere a pari passo, se non cercare di essere un passo avanti, da chi mette in atto questi atti per poter carpire informazioni riservate e segrete delle aziende. Il fattore umano è il fattore fallace, perché per l'80% degli attacchi di cyberterrorismo o anche di acquisizione dei dati in maniera fraudolenta si tratta di interni che consapevolmente sottraggono dati aziendali con il famoso sistema della chiavetta USB o altre tipologie. E quindi l'azienda che si struttura per proteggersi da un attacco esterno, criptando le linee interne, trasmissioni Wi-Fi e quant'altro, poi di fatto ha internamente, magari anche se nessuno me ne voglia, la signora delle pulizie che va all'interno dell'azienda e ha con competenza capacità di estrapolare i dati dal server aziendale. Quindi ci deve essere, intanto dico sempre, facciamoci una bella consulenza, un'analisi, e mettiamo in atto anche il secondo canale, che è quello più trascurato. Io faccio entrare dall'esterno una persona che non so chi sia realmente, a chi appartiene o che interessi possa avere. Quindi posso avere una barriera inviolabile da chi voglio, ma poi do le chiavi d'accesso a chi non so. Quindi prevenire,
con una strategia prevenire, che voi potete proporre e strutturare insieme, sì, all'imprenditore, in grado comunque anche di non variare, perché uno potrebbe, no, dire vabbè, mi entra un controllo, no, che io faccio per tutelare quelli che sono i miei interessi, i miei, sì, dipendenti, i miei soci, poi cosa succede? Mi si rompe un equilibrio, e no, sì, perché loro hanno dalla parte, dalla vostra di ombra investigazione, tutta, sì, una metodologia, no, poi, sì, studiata, facciamo, per evitare questo. Abbiamo questa facoltà, essendo un'azienda molto strutturata e operiamo in campo nazionale e internazionale, di fare delle belle prevenzioni, ma anche consigliare subito se è il caso di adottare determinati sistemi o meno. Faccio un appunto. Queste cose dell'ingresso all'interno di un'azienda protetta di persone che facciamo entrare come manutenzioni, come pulizie o altro, avvengono anche nell'abitazione privata, perché io ho impianti di allarme, eccetera, chiavi, e poi la signora, non me ne voglia la categoria, la signora delle pulizie o la badante o altro, ha accesso libero a tastiere, codice e quant'altro. E si verificano spesso anche dei furti di dati o furti di oggetti in abitazioni o in aziende susseguenti alla scomparsa, ecco, di determinate figure. Insomma, diciamo che generalmente ci piacerebbe adottare il criterio della buona fede, purtroppo spesso questo, insomma, non basta. Un'informazioncina preventiva non guasta mai su tutto. Comunque vi possono contattare imprenditori e non per una, sì, strategia, diciamo, adeguata di tutela di quelli che alla fine poi sono una interessi. Consulenza gratuita. Molto bene, molto importante. Grazie ad Alessandro, prego, Rossi. Torno da Corrado Menchetti. Abbiamo detto, ci sono delle parole, no, chiave all'interno di questa vostra di questo vostro accordo molto importante con Unicoop Firenze, circa appunto anche il pane Laverna, gli altri prodotti che tu ci hai parlato sono fantastici, che parlano di territorialità, filiera corta, valorizzazione del territorio, tracciabilità e dunque sicurezza e consapevolezza del consumatore. Sì, questa è la cosa che oggi sempre più nel mercato fa sì che un prodotto più è regolamentato, più è eseguito, più è controllato e più le persone stanno attente. E questo chiaramente ci siamo ritrovati ad avere sicuramente uno sviluppo importante, perché noi siamo partiti sicuramente molti anni fa su questa strada e oggi ci ritroviamo, come si dice, a godere un po' di questi frutti, perché l'attenzione alla qualità del prodotto, pur che il pane se ne mangia sempre meno, ma quello che si mangia deve essere buono. In questa situazione qui poi, soprattutto il Verna, permette non solo di non essere buttato via la sera o a volte non essere più utilizzato, ma questo prodotto qui te lo mangi per 2, 3, 4, 5 giorni. Cioè, e questa cosa qui ha cambiato completamente l'uso e il consumo di questo prodotto. E in questo campanilismo noi toscani siamo stati bravissimi. Per noi la cucina del riciclo è la nostra cucina topica. Pensate alla pappa al pomodoro, pensate alla ribollita. È fatta con il pane raffermo. Immaginatevi come l'è buono, detto proprio alla fiorentina, ho detto come l'è buono, Sì, sì, la ribollita, soprattutto con il pane, nel pane, la ribollita, pappa al pomodoro, zuppa di cipolle che sta facendo lo chef. Stasera ci questa si diverte, sera, minestra di pane, chiaramente ci sono una serie di piatti in Toscana che aiutano sicuramente a utilizzare nell'ultimo stadio il prodotto, di modo che, insomma, è una cosa importantissima. Vi siete divertiti laggiù con la linea bio, Perché sì, ci hai portato un sacco di cose. Cosa scegli? La allora, base chiaramente il pane e il fiore all'occhiello, dopodiché abbiamo creato dietro, diciamo, questa spinta e questa richiesta di prodotto, una serie di altri prodotti, chiaramente dalla farina, che è il prodotto principale con la quale la gente in casa si fa i dolci, si fa la pasta, la utilizza in più modi. Ci sono una serie di prodotti, dai crostati ai biscotti, a dei cracker, diciamo, biologici, cantuccini. E poi abbiamo fatto una partnership con una piccola azienda agricola in Valdichiana con la birra al grano Verna. E, diciamo, non poteva mancare il pane grattugiato, visto che si parla di recupero, e vi dico che provare una cotoletta, e non la chiamo milanese perché in Toscana si chiama cotoletta, vi dico, vi sembra di mangiare completamente un'altra cosa. Certo. Perché i profumi e la friabilità, la croccantezza che gli dà questa tipologia di pane fa sembrare un altro piatto. È chiaro che tutto questo non può mancare la pizza, che è il fiore all'occhiello principale, insieme al pane della nostra azienda, che abbiamo
declinato sia nella base da utilizzare nei reparti freschi della grande distribuzione, sia da qualche mese abbiamo l'utilizzo del prodotto astucciato, che a casa uno se la porta, se la fa sotto forma di focaccia, sotto forma di pizza farcita nei vari modi, chiaramente sempre nell'ambito di un prodotto toscano certificato, garantito. È un percorso lungo, è un percorso che comunque sia stiamo facendo piano piano, come è giusto che sia. Ecco, mannaggia a voi, ci si libera del Menchetti nemmeno quando si va a fare la spesa alla Coop, ragazzi, a questo giro. E che si deve fare? E meno male, dico io, perché con questa linea bio veramente ci si porta a casa tanto, insomma, del loro saper fare, e soprattutto con la praticità, insomma, di trovarlo al supermercato, che non è da poco. Si può fare una buona spesa nella grande distribuzione? Certamente sì, non sono buona ma anche consapevole. Grazie a Corrado Menchetti, seguitemi nel mio salottino perché concludiamo con l'avvocato Menzi il capitolo dedicato a Genitori per sempre. E allora, avvocato, adesso parliamo delle scelte educative, che sono di fondamentale importanza perché formano un po' quello che sarà l'adulto, l'individuo, no? Di domani. E allora, come vengono effettuate queste scelte educative durante la separazione? Ed eventualmente, se ci fosse disaccordo tra i tuoi genitori, come ci si deve comportare? Questo purtroppo spesso davvero è un altro tasto dolente. Diciamo che l'affido condiviso è proprio improntato alla condivisione di questo genere di scelte, delle scelte educative, di quelle scelte che vengono definite di maggiore interesse per il figlio, ovvero quelle destinate a incidere appunto più sensibilmente nel sviluppo della personalità del figlio. Sono tutte quelle scelte, insomma, che in qualche modo dovrebbero essere appunto condivise. Spesso però purtroppo questo è davvero difficile. Poniamo ad esempio qualche caso pratico: quando iniziare a lasciare il figlio da soli in casa, da solo in casa, ricordando sempre che però per legge sotto i 14 anni in realtà non si potrebbe farlo, perché si potrebbe costituire il reato di abbandono di minore. Oppure la scelta della scuola, se pubblica o privata. Anche questo è un tema che molto spesso esce tra le problematiche che i genitori dopo la separazione anche si trovano a dover affrontare. Ecco, in questo caso ovviamente la prima ipotesi è quella preferibile dell'accordo fra le parti, ma se proprio ci fosse un contrasto insanabile, il genitore più interessato, più diligente, potrebbe rivolgersi al giudice, tenendo presente che in questo caso il giudice, se si tratta appunto di una situazione di separazione o già avvenuta o di divorzio o di conviventi che non siano più conviventi, convocherà le parti, tenterà una conciliazione sul punto, ma ove l'accordo non si dovesse raggiungere, prenderà una decisione che sarà vincolante. Quindi, insomma, è sempre far presente ai genitori che ogni volta in cui abdicano alla propria capacità genitoriale per rivolgersi al giudice, purtroppo la scelta poi, insomma, rischia di essere evidentemente, insomma, non sempre così favorevole. Però ecco, questa è la strada. Sono scelte che ovviamente poi i genitori devono fare nella propria convinzione, supportati anche dal professionista. Certo, e seguendo anche la coscienza, insomma, di essere genitori, nella speranza che non usino appunto i figli proprio direttamente come mezzo di guerra, perché questo sarebbe veramente importante. C'è da dire che ad esempio, per dire, la giurisprudenza mediamente va sempre un po' verso la scuola pubblica, ad esempio, abbiamo verificato questo, perché incide in maniera più neutra, ad esempio, su eventuali tendenze che potrebbero essere imposte in qualche modo al figlio e al genitore che non voglia la scuola privata. Queste sono informazioni che è bene far passare, insomma. Molto bene, avvocato, grazie. E adesso concludiamo con la nostra rubrica dedicata a Chiedilo Geometra.
Alessandro, concludiamo il nostro discorso di oggi che riguarda le principali figure direttive all'interno di un cantiere. Prima abbiamo chiosato tantissimo sull'importanza appunto di delineare i confini delle loro competenze ai fini di un'attribuzione di un'eventuale responsabilità. Sì, esatto. Tutto gira intorno appunto alla responsabilità e quindi agli obblighi che hanno le figure. Ovviamente, come accennavo prima al discorso del condominio, se il condominio decide di non avvalersi del direttore dei lavori, questa funzione sarà svolta dall'amministratore in tutte le sue vesti, per cui sia nel momento in cui la ditta inizierà i lavori, quindi il controllo dei materiali e di come viene svolto il lavoro, sia alla fine, quando il lavoro verrà concluso, dovrà essere il direttore dei lavori e quindi in questo caso l'amministratore a dire sì, il lavoro è fatto bene. E spesso, non me ne vogliono gli amministratori, ma non hanno competenze professionali specifiche per poter valutare nel dettaglio se un lavoro è stato svolto correttamente. A volte sembra visivamente che un lavoro sia svolto perfettamente, ma magari un professionista, dalla sua esperienza, sa vedere dei dettagli che possono portare poi a capire che il lavoro non è svolto bene. E questo è fondamentale, perché se io riesco a capirlo e a fare una contestazione all'impresa, posso ancora rimanermi sull'impresa o costringere l'impresa a sistemare i lavori. Diversamente, se non me ne accorgo, poi diventa più difficile anche andare a riprendere un'impresa dopo magari qualche anno, che vengano fuori magari delle magagne. E poi ulteriormente, quando il lavoro è finito, al di là della correttezza del lavoro, deve essere anche svolto la misurazione in contraddittorio. Anche quella è una responsabilità del direttore dei lavori, che dovrà misurare l'effettivo lavoro svolto. Spesso quindi capita che, se non c'è un tecnico, l'impresa mandi il loro conto e non venga controllato. Invece avere un tecnico che controlla sia la qualità sia i metri realizzati è molto importante. Quindi a volte conviene non andare a risparmiare quelli che possono essere, non so, 1.000, 2.000, 3.000 euro in base all'entità del lavoro, perché sicuramente dopo, sia che il lavoro venga svolto in misura minore di quello che realmente è stato realizzato, sia che venga svolto in maniera non corretta e che quindi debba essere rifatto o ricorretto, i danni sono molto maggiori. Per cui è giusto che ci si metta in mano un professionista che dall'inizio del cantiere fino in fondo riesca a controllare tutto ciò che viene realizzato, senza dare responsabilità ad altre persone, come appunto l'amministratore, che ne ha già tante e dovrebbe anche lui sovraccaricare di quest'altra responsabilità e di quest'altro controllo. È giusto che ognuno faccia il suo. Grazie Alessandro, grazie per le tue precisazioni. Competenza e professionalità, come sempre, sono sinonimo di garanzia, soprattutto per la persona che usufruisce in genere di beni e di servizi appunto di questo genere. Abbiamo concluso così anche la nostra seconda parte di TADA. Avete visto, ci sono stati veramente tantissimi argomenti, molti dei quali legati appunto strettamente alla nostra attualità, ma adesso è il momento, beh, per i più buon gustai, se così si può dire. Dopo la pubblicità ci attende il nostro Antonio Capoluongo in cucina per una zuppa di cipolle davvero top, fatta con il pane della Verna Bio. E quindi ci vediamo tra poco in cucina, state lì.